Prosegue il botta e risposta tra la squadra di Legastella e la Polisportiva Palermitana. Le due compagini vincono le rispettive partite della giornata odierna e quindi si portano a 25 punti, la nona giornata per la precisione, si portano a 25 punti e la Polisportiva Palermitana risponde alla vittoria della Legastella che si era aveva giocato la partita di sabato a Cotronei contro il Real Cotronei, un 4-2 che è in pratica vissuto nella finale di gara, perché fino al 70esimo c'era stato un certo equilibrio tra le due compagini. Aveva segnato prima Elia per il Cotronei, poi aveva pareggiato il rigore con rigore Papaleo per Legastella, ancora Berlingeri aveva portato in vantaggio la squadra ospite, poi c'è stato ancora un rigore di Garofalo per Cotronei e quindi si era arrivato sul 2-2, ma poi nel finale di partita Virelli al 71esimo e Tipaldi al 76esimo hanno dato la vittoria alla squadra del Legastella, quindi che per una sera è stata prima da sola in testa alla classifica. Ha risposto invece nella giornata di domenica la squadra di Maurizio D'Amico, 3-1 a Valle Fiorita contro la Maroni, è un 3-1 che in pratica la dice sulla forza, sulla volontà della squadra ospite di ribattere un risultato che la vedeva perdente per il gol di Conte all'inizio del secondo tempo, quando la squadra della Maroni si era portato in vantaggio. Poi ha pensato il solito Marino, 14 suoi gol nel campionato, capocannoniere sempre più solo, distanziando di 3 punti Brizzi del Petronà, e a pareggiare l'incontro. Poi il gol bellissimo su punizione molto decentrato da parte di Nisticò, che trovava impreparato il portiere della Maroni, e poi sul finale e anche in 10 uomini per l'espulsione di Truglia per quanto riguarda il Palermitana, Marra segnava il suo primo gol del campionato e portava 3-1, una vittoria sofferta per il Palermitana che diciamo non è stato la stessa squadra delle altre volte, delle altre partite. In effetti ha quasi regalato un tempo alla squadra di casa, giocando non molto bene, ma anche perché era stata proprio la squadra dell'ex tecnico Massimiliano Cosseri a mettere in difficoltà la squadra capolista, con un gioco abbastanza complicato, pressante, che non consentiva appunto i cambi e gli scambi della squadra del Palermitana. Comunque vediamo il resto della giornata. Abbiamo un pareggio tra Academy Girifalco e Sporting Gaccuri, un Girifalco che in pratica adesso da un po' di tempo sta andando in svantaggio in casa, addirittura perdeva 2-0 con i gol di Loria e di Lacaria, ma poi in 5 minuti finali Gualtieri e Conidi rimettevano in parità l'incontro, un 2-2 che lascia la squadra di Girifalco al centro classifica, abbastanza lontano diciamo dalla zona alta della classifica, che vede ancora il Petronà che batte 2-1 il Real Giano con i gol di Esposito, poi c'è stata anche un'autorete di Lauritano e poi bevacqua per il Real Giano al 93esimo, lì non c'era più il tempo di poter rientrare in gioco, e anche la Sersalese che nell'anticipo di sabato batte lo Skillation con i gol di Guzzetti e di Esposito all'89esimo. Per quanto riguarda il resto dobbiamo segnalare la vittoria dello Sporting Crotone sulla Nuova Valle 4-1, mentre la partita tra Torre Melisse e Real Cropani è stata rinviata al 30-12 per l'abbattimento dell'ecomostro a Torre Melisse, di cui hanno parlato tutti i telegiornali nazionali.